Oggi voglio portarvi un argomento che si allontana notevolmente da tutti quelli di cui vi ho parlato su questo canale e, come al solito, vi propongo qualcosa che non appartiene al mio campo di competenza e per questo motivo, metto le mani avanti dicendovi che tutto quello che vi dirò è solamente basato su quello che ho potuto apprendere studiando autonomamente, facendo esperienza io stesso, quindi in base alle mie esperienze, e non vuole essere di lezione a nessuno, quindi le informazioni che vi darò, anche eventuali consigli, vanno presi con molta cautela e quindi no, diciamo, non mi assumo nessuna responsabilità per l'uso delle informazioni che vi darò. L'argomento è quello finanziario, in particolare gli investimenti finanziari, gli investimenti sul mercato azionario, e per questo motivo, solo per questo motivo, ho voluto diciamo, indossare un abito adeguato per darmi un minimo di tono, di serietà, invece di indossare la solita maglietta scalcinata. Però è l'unica ragione, non mi vedrete mai più vestito così. Dunque l'argomento è quello degli investimenti finanziari, argomento che è molto in voga, diciamo così, viene proposto in tutte le salse, in tutte le maniere, ci sono tutte queste piattaforme di investimento che vengono sponsorizzate ovunque. Io me ne sono interessato ormai da un po' di anni, in verità. Però prima mi ero affidato semplicemente a dei fondi di investimento, dei pacchetti di investimento appunto cumulativi che mi proponeva la mia banca, quindi mi affidavo sostanzialmente all'operazione, diciamo la gestione del denaro da parte di esperti e investitori e quindi non mi occupavo direttamente di quali società, di quali compagnie, di quali settori venivano considerati per gli investimenti. Invece da un annetto più o meno mi sono messo io stesso a investire, quindi mi sono messo a effettuare io stesso degli investimenti usando una piattaforma online, di cui non dirò il nome perché non voglio fare pubblicità e non voglio neppure incentivarvi a effettuare investimenti. Come dicevo, tutte le informazioni e i consigli che vi darò sono puramente a scopo informativo, non sono volti a invogliarvi, incentivarvi appunto a fare questi investimenti. Comunque dicevo, da un annetto più o meno mi sono interessato a effettuare degli investimenti io stesso in prima persona, quindi prendendomi la responsabilità delle compagnie, dei titoli in cui investivo. E la ragione viene dal fatto, insomma, è dovuta al fatto che ho studiato il libro di Benjamin Graham, The Intelligent Investor, che è un po' un classico nel genere. Viene considerato più o meno il libro definitivo per coloro che vogliono investire nel mercato finanziario, quindi il mercato azionario. Effettivamente basato sulla grande esperienza di Graham, il quale è anche stato maestro di Warren Buffett, che è stato il più grande investitore che si conosca, diciamo, al momento. Ha un patrimonio, credo, di più di centinaio di miliardi di dollari, e ha fondato una sua compagnia di investimento e quindi è un investitore professionista, uno dei più esperti. Quindi diciamo che il genere di informazioni, di consigli che vengono dati in questo libro, The Intelligent Investor, sono effettivamente validi, sono effettivamente collaudati e potenzialmente capaci di, diciamo, di far guadagnare qualcosa, ecco, con questi investimenti finanziari. Prima di tutto la filosofia di fondo dell'intelligent investor è che uno deve rinunciare a cercare di prevedere il mercato finanziario. Quindi il principio non è quello di riuscire a prevedere l'andamento futuro dei titoli, quindi fare investimenti basati sulle previsioni, ma quello di affidarsi appunto alla affidabilità, alla reputazione, ecco, di determinate compagnie in base all'andamento che hanno mostrato i titoli nel tempo, in base alle prestazioni positive di queste compagnie, tali per cui uno è disposto a affidare del denaro a queste compagnie perché hanno una gestione, come dire, virtuosa, quindi che produce dei guadagni nel tempo, in cui il prezzo del titolo aumenta nel tempo, che non contrae grossi debiti, che paga dividendi e tutta una serie di criteri che appunto che danno solidità e validità a questa compagnia. Quindi il principio dell'intelligent investor non è quello di fare guadagni spropositati, nonostante Warren Buffett abbia fatto effettivamente guadagni spropositati, però il miracolo, diciamo, che si è compiuto nel suo caso non è ripetibile oggi. Le condizioni sono cambiate, il mercato è evoluto. Quindi fare la stessa fortuna che fece Warren Buffett a suo tempo non è replicabile oggi, solo con investimenti finanziari. Però i consigli che sono scritti in questo libro sono comunque validi per chi voglia quantomeno minimizzare il rischio, quindi voglia investire
cercando di fare qualche profitto grazie agli interessi, però senza avere la pretesa di triplicare il proprio guadagno, cioè i propri capitali, cosa che oggi è quasi impensabile, ma quantomeno di non perderli, o magari di compensare l'inflazione, quindi in modo da non perderci nel lungo termine, ma di guadagnarci qualcosa. Quindi l'idea dell'intelligent investor è quello di mettere al sicuro il proprio denaro. È una maniera alternativa a quella di lasciarlo in banca, guadagnando quel poco di interesse che le banche danno, se ancora danno qualcosa di interesse, oppure a quello di ritirarlo in contanti e nasconderlo sotto il materasso, in altre parole. Adesso, quindi, l'intelligent investor fornisce una serie di informazioni, di indicazioni e anche di consigli su come effettivamente selezionare le compagnie su cui investire e quindi diciamo che dà delle informazioni di massima, neanche io vi darò delle informazioni specifiche ovviamente, vi darò solo delle informazioni di carattere generale che sono le stesse che potete trovare in questo libro oppure da altre parti, su altre fonti, per esempio anche le piattaforme di investimento di solito forniscono dei manuali o comunque delle linee guida che aiutano i neofiti appunto a prendere confidenza con questo settore e provare a investire. Innanzitutto, uno dei criteri fondamentali per l'investimento è quello di differenziare, diversificare. Quindi non è consigliabile investire tutto in un singolo settore, in una singola compagnia, evidentemente, perché altrimenti metti tutto il tuo denaro nelle mani di questo singolo asset, di questa singola azione. E nel momento in cui dovesse crollare per una ragione o per l'altra, voi perdete tutto. Diversificare significa non solo scegliere diverse compagnie, ma anche diversi settori. Ci sono settori della produzione più diversi, ci sono per esempio il settore industriale, il settore elettronico-informatico, il settore energetico, il settore assicurativo, finanziario, le banche, le assicurazioni, il settore farmaceutico. Oppure il settore alimentare, quindi quello della produzione di cibi e bevande, e probabilmente ce ne sono altri, quello delle comunicazioni, per esempio. Quindi ci sono un sacco di aziende su cui potete scommettere, in un certo senso. Non si tratta di scommettere a occhi chiusi, ma si tratta di scommettere a ragion veduta. Quindi significa che voi vi informate opportunamente sull'andamento di questi titoli, sulle loro performance, sulla serietà di queste compagnie, e dopodiché decidete se vale la pena di affidare il vostro denaro a queste compagnie. Quindi la diversificazione è il modo migliore per compensare eventuali perdite. Un'analisi ancora più avanzata, ancora più sofisticata, potrebbe fare uso della correlazione. Quindi voi analizzate l'andamento nel tempo di vari titoli e cercate di massimizzare anzi di minimizzare la correlazione, quindi di rendere i titoli il più possibile indipendenti, in modo tale che l'eventuale crollo di un titolo non si trascini dietro anche l'altro, perché sono indipendenti. Questo lo potete ottenere anche se appunto diversificate su settori diversi, il settore energetico, il settore elettronico-informatico, il settore farmaceutico, tipicamente non si parlano l'un l'altro, almeno. Ecco, ci sono casi eccezionali in cui la borsa crolla globalmente e allora avete che tutti gli indici finanziari, anche per esempio lo Standard & Poor's 500 che somma sotto di sé un gran numero di compagnie diverse che coprono quasi tutto il mercato. Quando quell'indice crolla, diminuisce globalmente, significa che tutto il mercato è diminuito, è crollato, ma questo perché ci sono ragioni diverse. Per esempio, negli ultimi mesi c'è stata la guerra, ovviamente la guerra in Ucraina, che si è portata dietro anche l'emergenza energetica, la crisi energetica. Questo ha causato un grosso crollo della borsa che si è visto in tutti i settori. Quindi questi sono casi eccezionali, ma di solito i titoli diversificati, ecco, procedono indipendentemente. Dopodiché il libro The Intelligent Investor propone anche una serie di criteri per valutare appunto l'affidabilità di queste compagnie in modo tale che voi possiate scegliere quale è più affidabile, su quale contare maggiormente. Uno dei principali indicatori, o meglio, uno dei principali criteri è il capitale totale, quindi il capitale che possiede questa società, che solitamente si conta nell'unità dei miliardi di dollari. Io farò riferimento sempre a dollari, quindi miliardi di dollari, perché si parla della borsa americana. Graham ovviamente si riferiva a società sul mercato appunto americano, ma anche chi vuole investire, secondo me conviene rivolgersi a quel tipo di mercato perché è quello su cui circola più denaro. Adesso c'è anche per esempio il mercato cinese, quello giapponese, quindi
Però ecco, limitarsi per esempio solo a titoli nel mercato italiano, ecco, forse è un po' limitativo. Conviene ampliare al mercato globale che però è dominato da quello americano. Quindi dicevo il capitale totale. Il capitale totale è un buon indicatore perché intanto è indicatore del fatto che la compagnia è virtuosa, quindi è riuscita a accumulare capitale nel tempo, attraendo investitori ovviamente perché non è tutto capitale di un singolo, ma è diviso tra tutti. Di coloro che condividono, appunto, che hanno delle quote, no? Ma è anche un'assicurazione di stabilità perché avendo un capitale così grosso è difficile che possa precipitare, che possa fallire da un giorno all'altro perché riesce a ammortizzare un pochino anche le fluttuazioni, no? Un altro indicatore che è anche quello più ovvio è l'andamento nel tempo del prezzo dell'azione. Se il titolo acquista valore nel tempo. Nel tempo si intende nell'ordine di anni, quindi se guardate l'andamento temporale del prezzo dei titoli, dovete avere un intervallo temporale di alcuni anni per riuscire a vedere l'andamento globale. Non conviene limitarsi agli ultimi mesi o addirittura solo all'ultimo anno, perché lì possono esserci state delle variazioni. Ma se voi guardate dall'inizio dei tempi, quindi da quando il titolo è stato emesso sul mercato, potete vedere che c'è un grosso aumento solitamente. Se questo aumento è stato più o meno progressivo nel tempo, senza crolli, diciamo, clamorosi, potete stare sicuri che quel titolo è abbastanza affidabile. Poi ci sono degli indicatori più specifici. Questi sono sempre riferiti al prezzo del titolo, al valore del titolo, però non al suo valore assoluto, quanto a dei rapporti che sono calcolati rispetto ad altri prezzi, altri valori calcolati sulla base della società stessa, delle disponibilità economiche, e, per esempio i guadagni, le vendite. Per esempio il price to earning, sarebbe il prezzo del titolo diviso i guadagni, i profitti, è una misura di quanto il titolo ha effettivamente guadagnato, giustamente. Più è piccolo, e più il titolo ha guadagnato, perché vuol dire che il prezzo è grande, scusate, è piccolo o comunque proporzionale o simile ai guadagni. Per esempio, se un titolo costa 10, l'azione costa 10 e ha guadagnato un dollaro nell'ultimo anno, quindi ha acquisito un dollaro, il price to earning sarà 10, perché 10 su 1. Se invece ha guadagnato 5 dollari sarà 2, perché 10 su 5, no? Quindi più è piccolo e più il titolo guadagna, cioè più il titolo vi farà guadagnare ipoteticamente, cioè verosimilmente. Quindi vengono dati come dire, questi range, per esempio. Se questo valore, price to earning, è minore di 10, vuol dire che si comporta bene, quindi vale la pena, è profittevole. Se è tra 10 e 20, è un guadagno moderato, quindi insomma, fate la vostra scelta, in altre parole. Se è maggiore di 20, vuol dire che guadagna poco e il valore del titolo è troppo alto, quindi non conviene. Io personalmente, su 16 compagnie su cui ho investito al momento, ci sono 8 compagnie che hanno un price to earning minore di 10, 7 che ne hanno tra 10 e 20 e una sola maggiore di 20. Il motivo per cui ho scelto anche quella maggiore di 20 è perché ha altri indicatori che sono positivi, quindi ho preferito, diciamo, chiudere un occhio su quello perché altri valori invece sono molto positivi. Un altro indicatore è il price to sales, quindi prezzo diviso le vendite. Questo è un indicatore di quanto vende il titolo. Viene anche detto che questa è una misura di quanto gli investitori sono disposti a investire. Quindi se questo price to sale è piccolo, significa che tanta gente ha comprato. E quindi vuol dire che tanta gente dà fiducia, si affida a questa compagnia, a questa società. E quindi anche questo è un buon indicatore. Non va preso da solo, bisogna anche guardare il price to earning perché il fatto che tanta gente investa non significa che questo titolo stia anche guadagnando. Però se ha un basso price to earning e un basso price to sales, ecco che queste due cose insieme danno ulteriore valore al titolo. Un altro indicatore è il price to booking o price to book, che sarebbe P su B. A volte questi li trovate come P su E, P su S, P su B. Price to booking viene anche indicato a volte come price over net asset value. Il net asset value vorrebbe dire il valore effettivo netto dell'asset, del titolo. Cosa vuol dire valore effettivo? Cioè sarebbe il valore il costo che si deve assegnare effettivamente sulla base di cosa? Del capitale
di questa società o compagnia diviso il numero di azioni emesse. In verità questo net asset value sarebbe asset totali, che sarebbero le risorse totali investite, le liabilities, che sarebbero le spese sostanzialmente, diviso il numero di titoli emessi. Quindi è un prezzo, un valore calcolato così matematicamente. Di nuovo, se questo price to book o price to net asset value sono analoghi, sono più o meno la stessa cosa, è piccolo o simile a 1, di ordine 1, significa che il prezzo di questo titolo è effettivamente, come dire, ragionevole, cioè si avvicina a quello che è il suo valore effettivo. Dopodiché, voi avete questi vari indicatori uniti alla valutazione del capitale totale, all'andamento nel tempo, quindi del titolo che, cioè del valore del titolo che è aumentato, quindi indicatore di, insomma, di crescita. A questo aggiungete anche il fatto che questa società emetta dividendi, quindi che regolarmente paghi dividendi agli azionisti. Il fatto che, che i dividendi siano piccoli, siano una piccola parte, effettivamente non vi deve, non vi deve scoraggiare, è sempre così. I dividendi sono sempre frazioni del valore dell'azione. Quindi, se voi avete investito, avete acquistato un titolo che poi avete pagato 50 dollari, i dividendi su questo titolo possono essere un dollaro, per esempio, che è pochissimo. Però è pur sempre, come dire, un riconoscimento del fatto che voi avete, siete partecipate, ecco, di questo titolo, avete delle quote in questo titolo. Il fatto che questi dividendi vengano pagati regolarmente e che magari il loro prezzo, il loro valore aumenti nel tempo, è un altro indicatore di salute, se vogliamo, del titolo. Quindi, se voi avete questi indicatori numerici, questi rapporti tra prezzi, io per esempio ho fatto per praticità la somma, anziché guardare a questi prezzi singolarmente, faccio la somma, dopodiché listo le società in ordine crescente di questo indicatore e cerco quelle che hanno un valore più basso. L'unico che controllo preventivamente è questo price to earning, che deve essere idealmente sotto 10 o comunque tra 10 e 20 per essere ragionevole. Gli altri devono essere quanto più piccoli possibili. Se sono uguali a 1 o minore di 1, ancora meglio. Dopodiché, questo vi dà un'indicazione, diciamo una linea di massima su quelle che sono le compagnie forse più ragionevoli su cui investire. Poi ci sono altri criteri, per esempio voi potete diffidare a prescindere di una certa compagnia. Se voi ideologicamente siete contrari a una certa società, adesso non farò nomi di società, però supponiamo una nota società di software che a voi proprio non sta, vi sta sulle scatole, voi su quella non investirete, anche se fosse la più profittevole di tutte. Per una questione ideologica potete scegliere ovviamente di fare come volete. Dovete anche scegliere di investire sulla base delle vostre disponibilità, ovviamente. Io ho investito pochissimo, ve lo dico, anche se mi sono vestito da businessman, in verità, solo per fare un po' di scena. Io ho veramente pochissimo denaro investito, l'ho fatto solo per fare un esperimento. È ovvio che su po pochissime, su piccolissime cifre, voi non vedete, l'effetto del mercato. Dovete avere quantomeno qualche centinaio, se non qualche migliaio di euro, di dollari per riuscire a vedere i guadagni, altrimenti sono spiccioli, anzi sono caramelle. Guadagnate forse quasi più sui dividendi, che sono comunque poco, che sugli interessi, sul vostro diciamo sui vostri investimenti, che sono troppo piccoli. Però ovviamente, di nuovo, non è un incentivo a investire grandi somme, anzi questo non è un incentivo a investire affatto. Infine, dopo aver fatto tutte queste considerazioni, anche tecniche, se volete, se vogliamo, in cosa consiste l'intelligent investor, l'investitore intelligente? Consiste in questo approccio, questa mentalità. Primo, si studia bene le società su cui uno vuole investire. Questo può richiedere molto tempo. A me ha richiesto molto tempo. Quindi si tratta di analizzare il mercato, analizzare tutte le società che sono presenti sul mercato, che rispettano un certo numero di criteri, tra cui quelli che vi ho dato io. Seguirle per un po' di tempo, senza investire, solo per vedere come si comportano. Farsi un'idea del fatto che sono virtuose o viziose, quindi che sperperano il denaro e che fanno azioni sconsiderate. Poi si applicano i criteri sopra citati per individuare le più virtuose, le più, su quelle su cui volete scommettere sostanzialmente, e decidete anche quanto investire in ciascuna, diversificare l'investimento nei vari settori.
e anche sui diversi, sulle diverse compagnie, anche all'interno dei diversi settori, io direi proporzionatamente a quanto sono buone. Quindi, se voi ordinate le compagnie sulla base di questi criteri, su questi rapporti di prezzi e sulla base del capitale, fate una proporzione, diciamo così, investirete di più in quelle che hanno maggiori probabilità di guadagno e di meno in quelle altre, diciamo in modo decrescente. Non puntare a massimizzare il guadagno, ma piuttosto a minimizzare le perdite. Questo perché voi non potete prevedere l'andamento del mercato, scordatevelo. Ci sono modelli matematici che cercano di modellizzare l'andamento dei titoli, i prezzi oppure le variazioni del prezzo con variabili stocastiche e cercano di creare dei modelli, modelli variabili di Levy o cose varie che hanno andamento non gaussiano, insomma ci sono vari tipi di approcci, però non riuscirete mai a predire l'andamento di un titolo. L'unica cosa che potete fare è basarvi su l'andamento sul lungo termine e cercare di minimizzare le perdite. Mirare investimenti sul lungo termine, quindi vuol dire che non dovete fare day trading, cioè non dovete fare come quelli che acquistano ora per rivendere tra un minuto, giocando sulle fluttuazioni sul brevissimo termine dei prezzi. Questo vi porterebbe via l'anima sostanzialmente, cioè vi costringerebbe a dedicarvi solo a questo. Non è questo che vogliamo fare, perlomeno non è questo a cui puntava questo libro. Questo approccio, ecco, ma è su puntare sul lungo termine, quindi guadagnare sugli interessi che farete per via dell'aumento del prezzo dell'azione, si spera, eventualmente sui dividendi e poi reinvestire quello che guadagnate in nuove azioni per aumentare il vostro capitale, ovviamente investito. E infine, la cosa più intelligente di tutte è non farvi spaventare dalle fluttuazioni del mercato. Quindi, come è successo nei mesi passati, che c'è stato un crollo generale, tutto il mercato, i miei titoli sono crollati di una buona frazione, di una buona percentuale. Una persona che non è preparata, che magari vede volatilizzarsi centinaia di euro o anche migliaia, se nel caso uno avesse investito davvero tanto, sarebbe tentato di vendere per evitare di perdere tutto. Dice, se il prezzo continua a crollare, perdo tutto. Sbagliatissimo. Perché infatti si è visto che poi negli ultimi mesi, o forse gli ultimi giorni, le ultime settimane, il prezzo sta ricominciando a crescere. Anzi, se uno avesse acquistato nel momento in cui i prezzi erano minimi, ora si troverebbe con un bel guadagno, perché i prezzi stanno ritornando ai valori che avevano prima e poi si spera che crescano, perché il mercato tende a crescere globalmente. Quindi questa è l'idea. Non farsi spaventare delle oscillazioni dei prezzi. Ovviamente comprare a poco per vendere a tanto, però questi si cerca di realizzare obiettivi a lungo termine. Quindi io, per esempio, per il momento sto solo comprando, non ho ancora venduto nulla. L'idea è vendere quando questi titoli mi avranno fatto guadagnare qualche percentuale significativa sull'investimento iniziale. Dopodiché investire da sé conviene? Non lo so. Io ho fatto questo esperimento, non è anche qui, non è un incentivo, non è un tentativo di convincervi a farlo. Se avete voglia, magari potete provare prima con questi portafogli virtuali, su queste piattaforme di investimento potete aprire un conto virtuale senza investire denaro vero e vedere come va. Voi create un portafoglio di titoli basato magari su questi criteri, se volete, oppure su criteri vostri o su quello che preferite. Vedete come si comporta sull'arco temporale di diversi mesi, dopodiché, se vi sembra che le cose possano funzionare, si possa ricavare qualcosa, potete pensare di investire piano piano qualcosa, insomma, una piccola cifra di denaro e poi gradatamente potete aumentare la cifra, ecco, nel tempo. C'è anche la possibilità che la vostra banca vi offra dei pacchetti di investimento, dei fondi di investimento con azioni e obbligazioni, per esempio. Io anni fa ho sottoscritto alcuni piani di investimento che avevano sia azioni che obbligazioni, ma non avevo il controllo sulle società. Potevo solo sapere quanta frazione di questo era investito in diversi settori, come dicevo, energetico, appunto industriale, elettronica, informatica e così via, ma non sapevo quali società effettivamente erano investite, quindi lasciavo tutto nelle mani degli esperti. Quindi, se preferite, questa è un'altra alternativa. Oppure potete provare altri tipi di investimento che, non so, per esempio potete acquistare dell'oro. Questo è un po' l'ultima risorsa quando uno non sa che pesci prendere, può comprare dell'oro.
L'oro è un bene che ha un prezzo più o meno stabile nel tempo, potrebbe anche aumentare, oppure argento se preferite, quindi metalli preziosi, e anche questo è un altro tipo di investimento possibile, diciamo. Non sarò io certo a orientarvi su uno o sull'altro, però ecco, diciamo che l'argomento della gestione dei risparmi o degli investimenti finanziari è qualcosa che va preso in considerazione, non bisogna sottovalutarlo perché comunque nel momento in cui uno si trova ad avere un certo numero, una certa quantità di denaro tra le mani, conviene sempre cercare di farlo fruttare o perlomeno di non perderci, ecco, con la svalutazione, con l'inflazione o semplicemente con il costo del vostro conto in banca che inevitabilmente vi sottrae il denaro ogni anno. E questo è tutto. Ovviamente non sono un esperto, non vi ho dato consigli specifici, vi ho solamente detto più o meno quello che riporta il libro di Graham, The Intelligent Investor. E anche qualcosa che riguarda la mia esperienza, quindi mi sembra che questi consigli, queste informazioni siano abbastanza affidabili, ragionevoli, dopodiché sta a voi deciderle se seguirlo oppure no. Con questo spero che l'argomento vi sia interessato, anche se non ha niente a che vedere con quello di cui vi parlo di solito sul canale, e con questo vi saluto, arrivederci al prossimo video. Ciao ciao!